Martedì 19 ottobre l'associazione 296 Model Venaria ha organizzato la gita sociale presso la Capitaneria di Porto di Genova. Sono stati circa una trentina gli associati e gli appassionati che hanno preso parte al viaggio, caratterizzato da un ricco e suggestivo programma. Dopo l'arrivo nel capoluogo Ligure e un primo incontro con le autorità della Capitaneria di Porto, i partecipanti hanno potuto navigare a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, fino al punto dove, nel 1970, è avvenuto il naufragio della nave mercantile London Valor, affondata all'imboccatura del porto di Genova in seguito a una violenta tempesta che si era abbattuta sulla città. Furono 20 marinai che persero la vita, quasi tutti di origine filippina. In omaggio alle vittime, un mazzo di fiori è stato gettato in mare. Molto interesse ha suscitato, una volta tornati a terra, la visita presso la torre di controllo del porto, dove i presenti hanno potuto vedere con i loro occhi come avviene la gestione e il controllo del traffico navale dentro e fuori la zona portuale, oltre a godere di una vista a mozzafiato sia sullo scalo sia sulla città che vi fa da contorno. Abbiamo visto tante belle cose e tante cose che saranno utili per il futuro, per realizzare eventuali imbarcazioni o diorami in loco, e abbiamo visto le attività che possiamo svolgere poi in seguito all'interno della nostra associazione e nel nostro laboratorio. Infine, presso la sala conferenze della Capitaneria di Porto, si è tenuto l'incontro dell'associazione con il vicecomandante Luciano Pozzolano, con un breve scambio di doni. Mettiamo a disposizione le nostre strutture, i nostri mezzi, perché anche i terrestri, per così dire, possano godere di quello che è il nostro lavoro, di quelle che sono le nostre strutture che servono ovviamente a scopi, immagino veramente alti, nel senso il nostro lavoro consiste preminentemente nel salvare la vita umana in mare e poi c'è un corollario di attività che sicuramente riguardano le attività che vanno dalla pesca nella sua intera filiera, nel controllo delle coste, nel controllo del traffico mercantile, nel controllo della sicurezza della navigazione. In rappresentanza della città era presente l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Russo. È stata una bella esperienza, ringraziamo dell'ospitalità alla Capitaneria di Porto. Gli abbiamo parlato di Venaria, li abbiamo invitati a visitare anche la nostra città, la reggia di Venaria, che diversi mi hanno già parlato, anche il comandante, di essere venuto a Venaria in occasione del convegno della Finmeccanica. È stata un'esperienza interessante. Per me personalmente mi sono sentito 50 anni di meno quando ero in navigazione. Detto tutto, ecco.